Ma io dalla panchina no, è sicuro che forse la viviamo con stato d'animo diverso. Annullate, non mi sembra, mi è sembrato che fino in fondo due squadre abbiano provato a vincere la partita. Mi sembra che di occasione ci siano state un po' più di più dalla parte nostra, forse anche più nitide, ma le ha avute anche la Pescara, una nel primo tempo, una nel secondo tempo più importanti. Quindi c'è stata tanta battaglia, secondo me, sarà che dalla panchina si vive con stato d'animo diverso che non da lì sopra. Io ho visto tante cose buone, guardo la mia squadra principalmente, ma in un campo che ritengo difficile come quello di Pescara. Buonasera, abbiamo visto il Novara Cremonese che ha giocato molto bene secondo me nel primo tempo, rischiando in modo quasi occasionale con il finale. All'inizio del secondo tempo, un pochino abbiamo avuto l'impressione di soffrire un attimo, poi un crescendo quasi sorprendente con la Cremonese che crea 3-4 palle gol, alcune anche clamorose, tipo il tiro di Castrovillo, il doppio salvataggio, quando ormai sembrava gol. Volevo chiedere questo. L'esperimento del doppio trequartista dalla tribuna è sembrato eccellente, una sua impressione. No, io condivido le tue parole, ci metto il colpo di testa di Scappini, che il portiere loro ha fatto una gran parata, e penso che abbiamo fatto una buona partita, essendo anche la prima volta che si è interpretato, l'hanno fatto bene i due trequartisti, Scappini davanti ha allungato molto la squadra, Castrovilli, piccolo, hanno agito bene. Si è fatta una buona partita, decisamente una buona partita. Il mio rammarico di quest'ultimo periodo nostro che si crea un po', Carpi penso stiamo dicendo parole ancora superiori a questa prestazione e raccogliamo poco per quello poi che si va a produrre. Per la prima volta questa sera siamo fuori dai play-off da Cremonese e fuori Se, dalla siamo zona sicuri? gol, mi sembra di sì. Mi Sì, appunto. sembra di no. Bene, ora posso confermare la classifica. Comunque volevo chiedere un parere sulla situazione della classifica in generale, che è molto corta e molto complicata. Questa è la Serie B, questa è la Serie B, che mediamente due o tre squadre vanno, una forse rimane indietro, poi una gran bagarre centrale. Però il campionato è lunghissimo, deve ancora iniziare la vera bagarre, la classifica si è compattata, non c'è nessuno fuori. Noi stiamo vivendo adesso un momento che non raccogliamo, secondo me, per quanto si semina, e questo succede un po' a tutte le squadre. Da alcune ne parlavamo ieri in conferenza stampa, è già successo e risuccederà ancora, risuccederà ancora. E noi siamo consapevoli che quando parlo sempre di 50 punti non è per dire una sciocchezza. Il calcio di Serie B deve stare attento, concentrato fino in fondo, non volare alto, che non, quando non è il caso. E sarà bagarre fino in fondo, però tutto un mucchio e si risolverà veramente al photo finish, parlo per gli ultimi due o tre posti di playoff. Poi un paio di squadre, vedi il Bari che ha vinto da noi, oggi ha rivinto a Terni, sicuramente accorceranno verso l'alto perché hanno il potenziale tecnico importante per accorciare verso l'alto, poi quegli ultimi due o tre posti sarà bagarre tra 5-6 squadre fino in fondo. Grazie. Posto così? Buonasera, mister, sono Coscia del Calcio. Una domanda, considerando che le migliori occasioni della Cremonese, considera un punto guadagnato o due punti persi? Un punto, purtroppo solo un punto. In una conferenza stampa finita una partita 3 settimane fa a Carpi, un collega vostro di Cremona, prima di entrare in conferenza stampa si porta 2 punti persi. Io ho detto sì, è vero, per le situazioni di partita. Campo ha detto questo, la prestazione è stata buona, il campo dice sempre la verità, quindi prendiamo un punto, sicuramente siamo stati più vicini che a perderlo, ma non si gioca i punti a calcio e ne prendiamo uno e va bene così. Prego, buona serata.